Economia lariana in sofferenza, ad essere più in difficoltà sono il settore del tessile e dell'automotive. Il quadro è stato disegnato durante l'assemblea annuale di Confindustria Como Lecco e Sondrio dal titolo Asimmetrie, il mondo di oggi e i nuovi equilibri, che ha riunito all'Ario Fiere a Erba 800 rappresentanti del mondo imprenditoriale, politico e istituzionale del territorio. L'economia lariana nella parte tessile sta soffrendo, lo sappiamo tutti, i dati che sono usciti anche oggi relativi alla produzione industriale sono negativi. Abbiamo un settore dell'automotive in grande difficoltà, non solo qui a Como ma anche nei territori limitrofi. Ieri ci sono state le assemblee di Bergamo-Brescia e questo è stato un tema. Quindi siamo in una fase di profondo ripensamento e di negatività che dobbiamo superare. I dati sono stati definiti drammatici dallo stesso presidente di Confindustria Como. Il Corriere della Sera l'altro giorno riportava sul tessile abbigliamento meno 20,1, adesso se non ricordo male, quindi dati di produzione. Quindi, ragazzi, io definisco drammatica una cosa del genere, non posso definirla in un'altra maniera. Quali sono i fattori che hanno influenzato particolarmente questa situazione? Un cambio di priorità delle famiglie, che hanno destinato al consumo meno di quanto destinavano in passato e di più al tempo libero. Difatti vediamo il boom turistico che c'è. Anche il loro potere d'acquisto è cambiato nel tempo, perché la fiammata di inflazione che abbiamo vissuto negli scorsi due anni ha provocato problemi relativi alla loro capacità di spesa. Sguardo proiettato anche all'economia internazionale e alle prospettive per l'Italia e l'Europa alla luce della vittoria di Donald Trump alle presidenziali negli Stati Uniti, i dazi annunciati preoccupano gli industriali. E ovviamente ci preoccupa, perché noi siamo un paese esportatore, sappiamo benissimo che esportiamo 626 miliardi, oggi siamo il quarto paese al mondo, abbiamo superato il Giappone, ma sappiamo anche che abbiamo superato perché gli altri funzionano peggio che ovviamente l'Italia, quindi abbiamo bisogno che mantenere la nostra alta, la nostra produttività e l'interscambio, e sappiamo anche che se i dazi verranno aumentati molto anche verso la Cina, è ovvio che la Cina cercherà di portare i propri prodotti all'interno del continente Europa, quindi questo è un tema che ci preoccupa, con cui noi ci incontreremo con il presidente di Confindustria francese e tedesco il 21 e il 22 di novembre per ragionare anche di questi capitoli.